Attivata la piattaforma regionale per gli alloggi popolari, esplode la protesta dei sindacati che insieme a una delegazione di assegnatari stamani ha dato vita a un sit-in davanti alla prefettura. L'anagrafe unica rischia di lasciare al palo famiglie già gravemente disagiate e ridotte alla povertà che da 10 anni sono in attesa di un'abitazione, avvertono i sindacati. È il rischio grosso è il problema che noi poniamo. È appunto l'uso della piattaforma, la capacità da parte di tutti di poter gestire una piattaforma online e quindi la conoscenza anche degli elementi informatici. Noi crediamo che ci sarà un forte disagio per quanto riguarda la partecipazione. Ecco, ti sta aspettando da anni un alloggio, il caso di Avellino, graduatoria 2021 con bando 2019, rischia, certamente con l'avvento della nuova graduatoria, la vecchia graduatoria, questa in atto, sarà accantonata e sarà superata. Quindi ti aspetta un alloggio da 10 anni, rischia di dover aspettare altri 10 anni. La cosa più ridicola che abbiamo è che se per caso a questa graduatoria si può fare l'opposizione, manca proprio la commissione dell'autorità per fare i ricorsi. Cioè questi fanno il bando senza manco aver previsto la possibilità di fare i ricorsi, quindi è proprio indecente. La cosa che diceva prima pure il professore Lieto, noi il 29 dicembre abbiamo chiuso il bando di concorso di Solofra. Cioè la gente deve avere, 20 persone devono avere gli appartamenti. Se esce fuori questa nuova graduatoria gli appartamenti sono chiusi, cioè la gente non avrà più diritto a questa casa. Amodeo, cosa chiedete al prefetto? Chiediamo che venga un intervento fatto con il presidente De Luca e con l'assessore all'edilizia popolare, perché per questa situazione che di cui sta venendo fuori di volta in volta è drammatica per la Campania e per l'intera regione, perché hanno fatto un bando all'improvviso mettendo in ginocchio l'intera regione, perché nessuno sa poter fare via email queste domande, e che la cosa peggiore è che quasi in tutta l'intera provincia è regionale, vi sono bandi che i sindaci hanno fatto e che questa gente sta aspettando il proprio turno per avere un'assegnazione di una casa.